ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo come decorare delle semplici infradito all'uncinetto, quindi rivestendole e poi andandole a impreziosire. Io ho usato un fiocchetto e poi incollandoci delle perline e quant'altro per renderle un po' più belle, un po' più originali e anche personalizzate. Quindi spero che questo progetto vi piaccia, vi lascio il tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questo progetto è innanzitutto un paio di infradito che potete acquistare dove volete, che possono essere sia un po' più belle che un po' meno, dipende un po' voi da quanto siete disposti a spendere, ma il risultato diciamo che non cambia dall'infradito che voi avete preso. Io ho comprato questo e non lo pagate neanche molto, quindi del numero che vi occorre. Poi vi serve del cotone, io utilizzo l'Anchor Style numero 4, adesso vi ho due avanzi che avevo in casa di questi colori che secondo me vanno più bene e non ho più neanche la fascetta. Comunque vi lascio in descrizione un link dove ho fatto la recensione anche di questo cotone e quindi potete diciamo andarlo a vedere per conoscerlo meglio se vi può interessare, e un uncinetto 2,5 con cui andremo a lavorare il tutto. Vi ricordo tanto come sempre che sia il cotone che gli uncinetti ergonomici, che tutto quello che vedete utilizzato nel video, in questo caso escluso l'infradito, le potete acquistare sul sito www.merceriamare.it. Come primissima cosa dobbiamo andare a rivestire le nostre infradito con il colore di cotone che abbiamo scelto. Io ad esempio le vado a rivestire di lilla e poi dopo andrò a fargli delle guarnizioni sempre grigie e lilla. Quindi adesso io ho già rivestito questa prima parte fino ad arrivare qua in mezzo. Vi faccio vedere come a rivestire l'altra parte, ok? Quindi dovete fare il cappio sul vostro uncinetto. Vi inserite in punta e fate una maglia bassa, quindi come ho fatto l'uncinetto, il filo sul mio dito, passo l'uncinetto, vedete ho il filo sopra l'asta. Con l'uncinetto vado ad agganciare il filo che ottengo da dietro, in questo modo ho due asoline sull'uncinetto, carico il filo e chiudo il tutto, in questo modo. Dopodiché lo fate scorrere fino in fondo. Dopo qui vedremo un po' di far scorrere anche le maglie che io ho già fatto, e questo deve stare proprio in punta, in modo che non resti lo spazietto vuoto, in questo modo qua. Ok, a questo punto dobbiamo col nostro uncinetto di nuovo passare sotto la nostra asta, andare a agganciare il filo e tornare su a chiudere il nostro punto. Poi li facciamo sempre scivolare tutti lì e dobbiamo fare i punti in modo che siano belli compatti, come io ho fatto qua, vedete, proprio molto molto compatti. Allora, di nuovo, rivediamoli insieme. Quindi, io ho il filo sul mio dito qua, con l'uncinetto passo sotto l'asta, vado ad agganciare il filo, lo tiro fuori e vado a chiudere. Quindi procediamo, vedete, con l'uncinetto passo al di sotto, aggancio il filo e poi torno su e faccio la mia maglia bassissima, perché sono maglie bassissime quelle che stiamo andando a fare, vedete? In questo modo. Dopo un po' tirate su le maglie e compattate quello che avete lavorato, perché come vedete doveva rimanervi così fitto fitto fitto. In questo modo dobbiamo procedere così fino ad aver ricoperto interamente le due parti della nostra ciabatta. Tirando sempre bene in modo che tutti i punti vengano uguali.
Vedete? Poi dopo lo aggiustate, li spingete verso il basso, in questo modo. E andiamo avanti così fino a ricoprire interamente tutta la nostra ciabattina. Una volta rivestita l'intera ciabatta, dovremo andare a realizzare un fiocchetto che adesso vi farò vedere come andare poi a incollare qui. Vedete che qua nel mentre resta un pezzettino scoperto del centro, ma a noi non importa perché appunto andremo a coprirlo con le nostre decorazioni. Ho rivestito anche il pezzo qui in mezzo alle dita, nello stesso modo che vi ho fatto vedere prima con cui abbiamo rivestito tutto il resto. L'unica cosa è che vi consiglio, magari prima di farlo, di provare e vedere che non vi dia fastidio, perché a qualcuno questo pezzettino qua dà fastidio, quindi magari è meglio non rivestirlo. Solo quello, per il resto dipende un po' dai gusti. Se no, si riveste appunto nello stesso identico modo di prima e adesso vediamo come andare a guarnire per terminare la nostra ciabattina. Allora, per fare il fiocchetto molto semplicemente si deve fare un cerchio magico. Quindi, vedete, in questo modo. Dopodiché dobbiamo andare a realizzare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché dobbiamo andare a lavorare all'interno del nostro cerchio 5 maglie alte triple, quindi carico il filo 1, 2, 3 volte. E vado avanti così fino ad aver lavorato tutte e 5 le mie maglie alte triple. Adesso scusate qui ho sbagliato. A questo punto andiamo a lavorare di nuovo 5 catenelle e andiamo a inserirci all'interno del nostro cerchio magico e facciamo una maglia bassa. E abbiamo realizzato la prima parte della nostra farfallina. Adesso, sempre restando all'interno del nostro cerchio magico, dobbiamo andare a ripetere una seconda volta la stessa identica sequenza. Quindi partiamo di nuovo con le nostre 5 catenelle. Seguite dalle nostre 5 maglie alte triple. Dopodiché di nuovo facciamo le nostre 5 catenelle, ci inseriamo all'interno del cerchio magico e chiudiamo il tutto con una maglia bassa. E voilà, a questo punto possiamo chiudere il nostro cerchio magico, stringiamo il tutto e vedete che i pezzi vanno assieme. Adesso tagliamo il filo, un po' lungo mi raccomando, perché con le due codine che abbiamo qua avanzate dall'inizio e della fine dobbiamo arrotolarle al centro del nostro fiocchetto. In questo modo. Dopodiché potete o fermare con un ago le due codine o semplicemente tagliate e poi con la colla a caldo andate a incollare il tutto e a fissarlo sulla ciabatta. Potete usare la colla a caldo, se no anche una colla per tessuti, quello che avete in casa o che vi viene più comodo. Dopodiché io andrò sempre con la colla ad inserire alcune perline qui lungo la mia ciabattina per impreziosirle ulteriormente.
Quindi vado a incollare il tutto con la colla e poi torno e vi faccio vedere il risultato finale. Ho terminato di incollare tutti i vari dettagli, quindi il fiocchetto che abbiamo fatto, poi ho posizionato sopra due brillantini e poi due perline ai lati e questo è il risultato finale. Sono veramente molto soddisfatta, da un paio di infradito comunissime da mare, da spiaggia, da casa, da tutti i giorni, sono venute fuori delle ciabatte un po' più ricercate e ovviamente uniche perché sarete le sole ad averle in quel modo. Quindi è molto bello poter decorare queste ciabatte, queste infradito in questo modo. Poi le guarnizioni ovviamente le potete decidere voi, c'è chi fa i fiori, ho visto tantissimi fiori sull'infradito quest'anno, quindi io ho fatto il fiocco e voi potete anche guarnirle con altre decorazioni che magari siete in grado di realizzare e che vi piacciono magari anche di più. Quindi se provate a realizzarle, mi raccomando, come sempre aspetto le foto sul gruppo Maria e le mie cuccinettine. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto il prossimo tutorial. Ciao!